In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, questa mattina proseguiamo la nostra riflessione sul concetto di sacrificio da applicare alla celebrazione della Messa. Diciamo questa mattina che, riprendendo il discorso dell'altra volta, che Dio è sproporzionato nella sua importanza rispetto all'essere umano. Perciò i nostri sacrifici, le nostre offerte, i nostri doni rivolti a Dio saranno sempre inadeguati. Però Dio non ha bisogno, ecco, diciamo questo, Dio non ha bisogno, effettivamente non sono necessari per Lui i nostri doni. Non è che lui ne abbia bisogno e nemmeno ha bisogno che noi glieli diamo, glieli offriamo, per conoscere quali sentimenti abbiamo nei nostri cuori, perché il Signore ci vede anche senza che noi esprimiamo i sentimenti, ci vede all'interno, ci vede di dentro. Mi viene da ricordarvi l'episodio della povera vedova nel Vangelo, l'obolo della vedova, quella vedova che aveva soltanto due spiccioli per campare e li mette nel tesoro del tempio, ha dato tutto quello che aveva in suo possesso per vivere. Quindi quella vedova, quando ha messo l'offerta, sapeva molto bene che Dio conosceva il suo animo e che Dio non aveva bisogno di due spiccioli per la sua vita, per lui. Quindi, però era necessario quel sacrificio, e fu un vero sacrificio perché diede tutto, non era necessario a Dio, ma era necessario a lei. Aveva bisogno di esprimere il suo amore, la sua riverenza, il suo rispetto verso Dio. Ecco, allora capite che l'offerta, il regalo, il dono a Dio è lo sbocco naturale del sentimento che noi proviamo verso di Lui, sentimento di pietà, pietà inteso come vero amore, come devozione verso il Signore. Quindi l'offerta è l'effetto del nostro sentimento, questo è il primo valore, l'offerta è l'effetto del sentimento. Possiamo aggiungere che l'offerta è il segno del sentimento che proviamo, cioè esprime all'esterno, non è solo lo sbocco naturale, l'effetto, la conseguenza, ma è il segno di ciò che proviamo nel cuore. E aggiungiamo che l'offerta, il fatto di offrire, ha anche un valore educativo. Serve di nuovo a noi per mantenere, per eccitare e per rafforzare quel sentimento che ci ha spinto ad offrire. Quindi sono tre i valori dell'offerta che noi presentiamo al Signore: quella di essere la conseguenza del sentimento che abbiamo nel cuore, quella di essere il segno esteriore di ciò che proviamo e quello educativo perché mantiene, rafforza ed eccita il sentimento di pietà verso Dio. Ecco, adesso vediamo il risvolto della medaglia. Poniamo il caso che la nostra offerta sia soltanto esteriore e quindi non è l'espressione di ciò che proviamo. Sarebbe come dire che la nostra parola, il nostro modo di parlare, non corrisponde al nostro pensiero, che le nostre espressioni del viso siano soltanto una maschera della nostra persona. Oppure una persona senza anima, che cos'è? È un cadavere. Quindi potrebbe anche darsi il caso che
le nostre offerte siano espressione di una profonda ipocrisia. Ciò che il Signore aveva già stigmatizzato nei confronti del popolo di Israele attraverso i profeti. Ecco, quando disse: io voglio pietà, non sacrificio, io voglio misericordia, conoscenza di Dio, piuttosto che il sacrificio. Cioè il Signore preferisce il contenuto, l'animo pieno di amore, piuttosto che espressioni esteriori vuote di significato. Quindi no all'ipocrisia nell'offerta del sacrificio. Oppure quando dice a Saul, che non aveva eseguito esattamente tutti gli ordini di Dio nell'offrirgli un sacrificio, dice a Saul: preferisco l'obbedienza al sacrificio, l'obbedienza ai comandi di Dio, obbedienza, amore, pietà, sono la sostanza, ecco, del sacrificio stesso, altrimenti c'è ipocrisia che il Signore rigetta. Un'altra nota che potremmo fare negativa è questa: quando il nostro regalo non è vera espressione di amore, perché poniamo il caso che io faccio un regalo a una persona che conosco, un fumatore che predilige i sigari, e invece di regalargli dei sigari di media, di buona qualità, regalo sigari evidentemente scadenti, oppure dei mozziconi addirittura, no? In questo caso noi non abbiamo solo un sacrilegio, come nel primo caso dell'ipocrisia, un'offerta vuota di significato. Qui abbiamo anche un oltraggio alla persona, una presa in giro. Ricordiamo allora il sacrificio di Abele, il quale era un allevatore e offriva al Signore soltanto gli agnelli, i primi agnelli dell'anno e quelli più grassi, cioè le offerte migliori, e Dio apprezzava i suoi sacrifici. Oppure vediamo ancora quando, per esempio, ai tempi di Malachia, il profeta Malachia, che vive nel V secolo avanti Cristo, si lamentava con il popolo, esprimeva al popolo lo sdegno del Signore perché offrivano al tempio animali ammalati, gli scarti del loro allevamento. Riflettiamo, carissimi fratelli, su queste alcune note che vi ho offerto questa mattina per rendere la nostra offerta davanti a Dio sempre più gradita. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti. Amen.